Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è sabato sera e domani mattina ho una gara in fiume di pesca al colpo dove andrò a provare per la prima volta la bolognese, se tutto va bene. Meglio che vado a preparare che ho un bel po' di robe da preparare, quindi vi porterò con me nel vario corso delle 2 giornate, questa sera e domani. Meglio che mi sbrigo, voilà. Però prima mi raccomando, lasciate like, condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Quindi via con la sigla. Di domani andrò a mettere su 3 lenze per ora. Abbiamo 3 galleggianti a vela, dato che domani la corrente non sarà molto elevata, dato che la marea sale, ho scelto un 3 grammi, un 6 grammi e un 10 grammi. 10 grammi per pescare bello piantato, e andrò a metterle su due punte con elastico cavo. No. Sì, cavo, un 1,5 e un 1,6, e uno più grosso, un 2 o un 3, non mi ricordo più, per quanto riguarda la 10. Domani, arrivato in pesca, deciderò se montare una lenza ancora più pesante o un'altra lenza più leggera. Quello che faccio io in questi casi è prendere la montatura, infilarla dentro la palla, infilare la punta dentro il kit holder, in questo modo. In modo da avere la montatura già pronta e domani arrivare in pesca a quella punta per essere subito in pesca. Elastichetto bello grosso, di solito questo lo uso con 40 grammi, però ci sono dei bei pesci che possono boccare lì. E via a preparare la pastura. Cosa abbiamo qui? Scatolette per i bigattini che adesso vado a riempire. Allora, qui abbiamo 5 etti di bigattini da fare in colla, quindi solo uso pastura. E intanto vado ad aprire che così intanto nella notte vanno a scaldarsi. È impossibile aprire. Abbiamo un etto di bigattini misti, bianchi, arancioni, gialli e rossi, e li mettiamo in scatola. E anche questi sono pronti. E questo. Una pastura che adesso andiamo a preparare. Ci ho preso le caramelle della White, vabbè, le sauce per fare i bigattini, e della Turbo Black. Adesso andiamo a preparare la pastura. Allora, prepariamo la pastura. Intanto prendiamo il trapano. Qui abbiamo un secchio, pastura e acqua. Prima 2 kg di questa. Non riesco a strapparlo. Ok. Questa è una pastura nera, molto fine. Una grana veramente fine. Perfetta per pescare a breme. Poi andiamo a mettere 1 chilo di questa, che è una pastura che va bene per scaldare e cavidani, quindi prendo e scaldare e cavidani domani saranno il nostro obiettivo. E vediamo se sono ancora in grado di pescarli. Ragazzi, okay. Guardate un po' chi è finalmente pronto a scendere in campo. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Soprattutto di usare la rubasina, dato che è da 2 anni che non la tocco, e sono tipo 2 anni e mezzo, 3 che non vado su quello spot, quindi vedremo.
Questa è una pastola invece di color bianco, che è una grossa. Lo vedete. Andiamo ad aggiungerla. La pastola al formaggio. Prima di tutto andiamo a fargli una prima mescolata per avere un impasto omogeneo. Poi, dopo averli mixati, andiamo ad aggiungere del caramello. Vedete che è un additivo che si usa molto per la pesca alla brenda. Vediamo un po'. Così dovrebbe andare. Come preparare i biscotti? Adesso andiamo ad aggiungere acqua all'impasto. In questo caso non andrò a bagnarla tanto perché si asciugherà comunque, e se la bagniamo troppo farà dei grumi. In questo momento sarebbe perfetta per pescare a distante, l'ho pressata pochissimo, però in questo caso deve essere pronta per domani mattina ed è già asciutta. Per controllare che anche il fondo sia bagnato bisogna fare questo. Come vedete qua sotto è ancora molto asciutto. Li mettiamo in piano. Direi che ora è pronta. Dai Cri, calmo più, però ti massa sta qua. Non più che manca 8-18, dai. Ok ragazzi, come avete sentito, 8-18. 2 minuti la pastorazione pesante. Cos'è la pastorazione pesante in breve per chi non lo conoscesse? Diciamo che è un preliminare, fare il fondo di pastura in modo da velocizzare l'azione della gara e quindi avere subito il pesce a portata di amo. Questa gara l'ho impostata veramente easy, non sono venuto qua per competere, sono venuto per farmi 4 chiacchiere in compagnia e divertirmi. Sono in un settore da 5, alla mia destra c'è un ragazzo molto giovane che però ha molta esperienza ed è arrivato anche molto in alto come risultati. Invece alla mia sinistra ho un signore del posto che comunque conosce quella zona a memoria e la sa interpretare alla perfezione, quindi non ci sarebbe neanche modo di competere. Io praticamente sono in centro settore, quindi posso capire un attimo come va la pescata e comunque non potrei riuscire a competere perché essendo in centro il pesce sta sui lati. Quindi dai, andiamo a farci una bella pescata in compagnia. Mi raccomando ragazzi, se vi piacciono i video così lasciate tanti like, condividete e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi che ne arriveranno altri. Quindi dai, riprendiamo con la pescata. Al mio segnale scatenate l'inferno.
Già subito dalla postproduzione, come avete visto che ho lanciato fuori la canna il più velocemente possibile, è uscita la mia qualità, che nelle gare ad alto livello mi è sempre molto tornata utile, dato che riuscivo a portare a riva il pesce e uscire con la canna e quindi essere subito in pesca il prima possibile rispetto agli altri, e questo fattore mi ha premiato molto. Diciamo che dopo aver portato fuori la canna così è entrata la modalità martello, come si dice nelle gare motociclistiche, si è chiusa la vena. Praticamente quando sei concentrato sull'azione di pesca, in questo caso, e il tuo cervello non pensa a niente, le tue forze e la tua mente sono 100% concentrate sull'azione di pesca, e questo è cosa comporta una pescata senza errori. Tutto che va distinto, senza doverci ragionare troppo sopra, e questa è una cosa che in gara è fondamentale. Sei quello, sei a posto. Quindi dai, il fatto che non volevo gareggiare adesso è sparito, cioè io adesso voglio competere. Sono là, sono pronto, ho voglia di dare tutto me stesso e provare a vincere. Quindi vediamo come va la pescata. Ok. Ho fatto quel minuto, minuto e mezzo di pastorazione bella pesante in modo da fare il fondo, e dopo vado così, intanto adesso si tranquillizza l'acqua, i pesci ritornano sulla zona, trovano le esche, e tra 5-6 minuti riprendo la pescata e il pesce si trova già là sulla pastura, gli metti l'esca davanti e mangia. Però ci vedo anello, via. Bene, primo pesce in nassa. Diciamo che se riesco a tenere un ritmo con tanti pesci, anche se di piccola taglia, intanto potrei riuscire ad avvantaggiarmi. Dipende anche gli altri quanta taglia riescono a tirare. Se riescono a tirare pesci un po' più grandi e magari un po' più lentamente, sarebbe proprio dura recuperare. Sto pescando con 40 vela, la corrente sta ancora andando giù nonostante doveva iniziare a salire un'ora fa, e quando sale la marea l'acqua rallenta e quindi si ferma o va veramente piano. 40 vela sono necessari per stare piantati sul fondo e stare sul pesce in pastura, quindi speriamo di avere una pesca costante. Micro cavedano. No, no. Ok. Buono. Altro micro cavo di anello. Dai. Con calma, meglio alla fine. Che ci sia veramente il meglio alla fine? Bene, potrete scoprirlo la prossima settimana con il secondo episodio di Competition is Life. E i piccinini, guarda. Gli azzò finì a frega. Cavolo, se il pesce abboccava un secondo dopo, penso che quel vecchietto se la sarebbe vista brutta.
Dai, riprendiamo la pesca. Questo è carino. Michele, scenderà così tanto che per pescare andremo dentro il fiume. E zappiamo con le mani. Diciamo che ho impostato bene a pescare. L'ho impostato a cavedani, sono andato a zappare cavedani. Se ripensate bene, quando ho preparato la pastorella ho detto cos'era il mio target: cavedani, breme e scaldole. Come avete visto, l'impostazione anche della pastura è molto importante per una buona pescata. Quindi ci sono buone premesse perché la pastura sta funzionando e anche bene. Adesso ci vorrebbe qualche brema che faccia un po' di peso, magari di una bella taglia, in modo da staccarci un po' per gli avversari, perché siamo lì lì. Sì. Sono dei bigattini. Devo fare una lungare. Devo sapere scattarli. Ecco. Un altro. Questo è un altro cavedanello. Quella. Cosa ho avuto? No, mi vuoi il 70. Neanche un siero. Ma è possibile? Entrambi? Mi sono io a pescare in passata. Quella è una school di cavedanelli. Allora, up, via. Qua. Tac, tac, tac. Vediamo un po', via. Eccolo qua. Buongiorno. Michele, butto un guadin te lo regale. Butto un guadin te lo regale. Basta Michele. Basta alghe. Guarda che ne fa peso. Ma lei è un pesce o lei è un'erba? Ah, ecco chi era il segui. Ma ruba il lavoro. Michele, non mi va bene, non mi va bene, i persi gli ideali mi... Ti la tua ciappata 48, ti no, boh. Dai, 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 dai.
Oppa. Oh, Miki, guarda qua. Qua si correa. Sì. Mini perciottino, ora è bello. Oh, finalmente anch'io un persico reale, adesso posso essere felice. Però qua la taglia rimane comunque piccola, bisogna riuscire a trovare un modo per sbloccare la situazione e avere pesci di taglia, perché ci serve il peso, non il numero. Oh, andando fuori, ma il vale? Ah, ok. No. Però ad asciugarmi le mani, perché sennò non riesco a far scorrere. La rubasia, eh. Ehi, senti. Allora. Non so, passo subito. Persichino reale. Mi fai portare la canna da spinning, ne fai uno al giro dei reali. Oppla. No. Sabbiettino, oppla. Un attimo, vincio. No, ok. Mm.
La corrente sta iniziando a rallentare, quindi passo dai 40 grammi al 10 grammi, così riesco a vedere meglio le mangiate dei pesci più piccoli. Speriamo che si sblocchi anche nella situazione con una variazione di peso magari del galleggiante, si muove diversamente l'esca in acqua e magari arrivi sotto qualche pesce più grosso. Olla. No, no, lei un cavedano. Sì. No, non provare. Vieni, vai, pesce di merda. Vieni qua, pesce. Come avete visto, ho preso la bolognese, che possa sbloccare la situazione, speriamo, perché i 10 grammi stava bene in pesca, però i pesci tiravano veramente delle cannonate al galleggiante e facevo fatica a ferrare in tempo. Speriamo che con la bolognese possa avere un po' più di rapidità nella ferrata, in modo da prendere le mangiate più sfuggenti e magari riuscire a incrementare ritmo e taglia. Ecco qua. Tu visto? Sì, questa sono riuscito. Questa bolognese è veramente fantastica. Che possa sbloccare la situazione e riuscire a portarmi alla vittoria, lo scoprirete nel prossimo episodio. Settimana prossima, quindi mi raccomando, lasciate tanti like, condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Quindi per questo video è tutto, ciao a tutti.